spaccarono la tua bellezza e ora rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta. E soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci, meravigliata. E allora diventi grande come la terra. La donna e le sue conquiste sociali e politiche, la donna e le sue lotte per la parità di trattamento, la donna e le discriminazioni e le violenze a lei rivolte. Sono questi i capitoli principali della storia millenaria legata alla figura femminile, le cui pagine sono intrise di forza, di coraggio, di sensibilità e di sangue, quello versato per le rivendicazioni dei propri diritti e che trova celebrazione nella giornata internazionale che ricorre l'8 marzo. Un momento di riflessione sull'ancora irrisolta questione femminile. Dal passato emergono figure di donne che diventano esempi per le giovani generazioni, donne a cui essere riconoscenti e da cui trarre insegnamento. E grazie comunque a tutte quelle donne che ci hanno preceduto, che ci hanno consentito di essere le donne che siamo oggi e quelle che vogliamo essere un domani, perché è grazie comunque anche alle lotte delle femministe degli anni 70 che noi oggi possiamo godere dei diritti di cui comunque siamo orgogliose di cui possiamo comunque vantare, perché in effetti non sempre è stato così, quindi quei diritti che oggi sembrano scontati un giorno comunque tempo fa erano semplicemente un miraggio: il diritto di voto, la parità tra i sessi, l'uguaglianza. Uguaglianza che comunque io sono convinta che sia l'uguaglianza di genere va perseguita non più come una battaglia dell'uomo contro la donna, ma insieme raggiungere quelli che sono i diritti comunque civili, i diritti sanciti dalla Costituzione, perché solo insieme si possono cambiare le cose. E quindi in effetti un nuovo e moderno femminismo che vede l'uomo e la donna perseguire gli stessi obiettivi. Capacità e impegno sono state le armi usate dal mondo in rosa per affermarsi nel campo lavorativo, riuscendo anche a ricoprire ruoli di grande responsabilità e prestigio. E la donna di oggi è una donna protagonista attiva della società, che ricopre un ruolo non solo in un contesto familiare, quindi non solo la cura della casa, quindi un essere comunque protagonista attiva, è un dare un contributo attivo alla società, ricoprendo ruoli che mentre un tempo erano ruoli ad appannaggio di uomini, si è dimostrato nella storia e si è dimostrato soprattutto oggi nei fatti che effettivamente si hanno le competenze e le qualità per poter ricoprire ruoli per la propria intelligenza. Ancora pregiudizi nei confronti della donna? Beh, diciamo che ancora oggi, nonostante questa parità tra uomo e donna, in effetti si avverte nel quotidiano la differenza tra cose di maschi e cose di donne. Ed è proprio magari questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo oggi. Ed in pieno terzo millennio non appare anacronistico parlare ancora di sesso debole. Ancora ci sono molte cose da fare, nel senso che anche se guardando queste ragazzine probabilmente daranno per scontate tante cose che sono state in realtà frutto di numerose lotte, ancora c'è tanto da fare, perché sui luoghi di lavoro soprattutto, che sono quelli che io rappresento, la donna ancora è vista come un problema. Intanto per delle peculiarità biologiche legate alla maternità, e quindi sebbene nelle aziende pubbliche è un ostacolo abbastanza superato, ancora nelle aziende private assistiamo a discriminazioni legate alla maternità, legate all'idea che comunque la donna è il sesso debole e inferiore, ma assolutamente non è così, che essere donna è una ricchezza, non è un problema. L'aspetto più umano legato a questa delicata creatura è stato rappresentato da un artista che sulle sue tele ha impresso volti di donne dai quali spiccano gli sguardi emblematici della complessa personalità che appartiene solo alla donna. La donna per me rappresenta
il mondo. Tutto ciò che la donna esprime lo fa con intensità. Noi in lei troviamo la forza, già da piccole, e ancora di più quando noi cresciamo, manifestiamo quando diventiamo donne, e attraverso il nostro volto, perché io rappresento volti, sguardi, è la parte più profonda, noi dallo sguardo nasce la profondità, cogliamo l'intimo della donna e quindi esprime la gioia, la forza, il dolore, la paura. Per me la donna esprime più di ogni altra cosa la vita. Sono sguardi solo di tenerezza o anche molto determinati? Determinati, forza, paura, coraggio, tristezza. Una donna capace di provare tanti sentimenti. Sì, come la donna. Il desiderio.